Ben ritrovati qui sulle fonti TV, siamo pronti con una nuova puntata di Doppio Binario. Argomento di oggi, Gabriele? L'intelligenza artificiale applicata al diritto penale, ma non solo, le implicazioni di questo nuovo mondo sul diritto. Lo faremo grazie ai nostri ospiti. A A tra poco. tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, in questa puntata parleremo delle evoluzioni dell'intelligenza artificiale, anche in chiave normativa. Cercheremo di capire quali sono le implicazioni nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sotto il profilo giuridico e anche sotto il profilo penale. Quindi lo faremo con i nostri ospiti in collegamento. Saluto subito l'avvocato Chiara Padovani, founder dello studio legale Padovani. Ben arrivata. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a lei e saluto anche l'avvocato Claudio Perrella, socio ANRA e partner di RNP Legal. Ben arrivato. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio a lei. Inizierei con l'avvocato Padovani. Quali sono le ultime evoluzioni dell'intelligenza artificiale anche sotto una chiave di lettura giuridica, in particolar modo sotto il profilo del diritto penale? Beh, occorre premettere che l'evoluzione è nel segno di un poderoso avanzare dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi sulla scena della giustizia penale. Ed è un avanzare che è oggetto di riflessioni importanti. Pensiamo che alcuni giuristi, anche francesi, hanno definito l'irruzione, col tentativo di irruzione dell'intelligenza artificiale nel sistema penalistico come una vera e propria frattura antropologica, oppure addirittura come una rivoluzione epistemologica. E perché questo, molto brevemente? Anzitutto perché il sistema penale è un sistema pensato per l'uomo. Ecco, cioè un sistema costruito su un rimprovero penale e colpevole rispetto ad un'azione che è umana ed è affidato al giudizio di un uomo, che sarà certamente fallibile, ma la cui decisione nel nostro sistema, come in altri, è ovviamente sottoposta ad un controllo della motivazione e quindi ad un controllo su una decisione che è basata su criteri ben definiti dall'ordinamento. Sotto il profilo del diritto penale sostanziale si tratta allora anzitutto di comprendere se ci troviamo di fronte a una scelta epocale in cui cioè occorre decidere se siano ancora applicabili i principi, ovviamente per noi penalisti irrinunciabili perché di rango costituzionale, al principio di personalità e colpevolezza della responsabilità penale, ma anche del trattamento rieducativo della pena rispetto a quei fatti in cui non assistiamo ad un'azione umana, ma assistiamo ad un'azione creata da un soggetto, da un'entità che di umano non ha nulla, ma che è appunto costruito su un software composto da vari algoritmi, o se quel fatto di reato è l'opera congiunta dell'azione umana e dell'intelligenza artificiale, spesso poi se si tratta di self-learning. L'attenzione a questi profili critici, a questi primi profili critici di diritto penale sostanziale è altissima anche a livello internazionale e sovranazionale, tanto che la European Committee on Crimes Problems del Consiglio europeo ha istituito proprio una commissione che è preposta a studiare sia le applicazioni pratiche che i singoli ordinamenti stanno adottando, ma anche sta cercando di dare qualche impulso per un'armonizzazione delle implicazioni pragmatiche dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giustizia penale. Quindi, ecco, mi sento di fare questa premessa alla sua domanda sull'evoluzione, prima di passare a casi concreti e pratici. La ringrazio, tanto poi tornerò da lei a breve. Io vorrei chiedere invece all'avvocato Perrella, facciamo invece qualche esempio pratico di implicazioni giuridiche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Mi viene in mente per esempio l'auto a guida autonoma, giusto per fare un esempio. Beh, l'auto a guida autonoma è sicuramente un caso assolutamente concreto di tutti i giorni ormai ed è molto ben rappresentativo della criticità e della delicatezza dei problemi, anche di natura etica, che già ora abbiamo e che avremo sempre di più in futuro.
La collega Padovani ha già perfettamente inquadrato le criticità che ci sono sotto il profilo penale, che evidentemente si ripropongono anche sul versante civile, perché anche evidentemente sul versante civilistico ragioniamo di dolo o colpa, colpa grave, ed è molto difficile, forse anche impossibile, applicare queste categorie quando la condotta è di una macchina, di un robot, di un software. Però non dobbiamo dimenticarci che c'è un essere umano che ha progettato quella macchina, che ha inserito quell'algoritmo, e per tornare allo spunto che lei mi ha dato, io faccio un esempio che, ripeto, qualche anno fa poteva sembrare assolutamente clamoroso, poteva sembrare forzato. In realtà non lo è assolutamente. Ipotizziamo un'auto totalmente a guida autonoma, in cui il conducente può disinteressarsi della condotta della sua auto, che in una situazione di emergenza trovi più possibili ostacoli, più possibili bersagli, più possibili oggetti di una collisione, e in qualche modo sia chiamata a scegliere qual è il bersaglio sacrificabile. Può sembrare una forzatura, ma in realtà non lo è. Noi partiamo dal presupposto che alla guida dell'auto siamo padroni delle nostre decisioni e siamo in grado di scegliere in un contesto emergenziale se salvare noi stessi, sacrificare la vita di altri. In realtà non è una scelta, cosciente, nessuno può avere questo sangue freddo. La ringrazio. Io passo invece all'avvocato Padovani, la quale volevo chiederle, dal punto di vista invece investigativo, in che modo può essere utilizzata l'intelligenza artificiale? Allora, in una prospettiva investigativa e di polizia, l'uso dell'intelligenza artificiale si è già tradotta nelle attività di predictive policing, nelle tecniche di profiling, e quindi attraverso sistemi di identificazione facciale e vocale. Cosa significa in concreto? Significa innanzitutto mappare, quindi in una chiave preventiva, mappare il rischio criminale, quindi allocare le forze di polizia in una formazione più o meno densa, a seconda di quel territorio dove vi può essere una tendenza alla commissione di reati, secondo appunto questa predictive, le tecniche di predictive policing, e quindi neutralizzare la commissione, il rischio di commissione di determinati reati e di ridurre la vittimizzazione. Esempi in concreto ci sono anche proprio innanzitutto qua a Milano, perché proprio nella questura di Milano è stato inventato ad opera di un investigatore il programma Key Crime, che è utilizzabile per condotte seriali come rapine, truffe agli anziani, ma anche reati a sfondo sessuale, ma anche il programma X-Law, che è stato invece sviluppato dalla Polizia di Napoli ed è attualmente applicato in diverse regioni, e che serve a prevedere, poi ritorneremo su questo concetto, ma a prevedere furti e rapine. Ora, già dico subito come in questa fase investigativa di polizia l'uso degli algoritmi predittivi profila, ha profilato un problema di innanzitutto rispetto del principio di uguaglianza, dico molto scientificamente perché, tra le varie problematiche, perché questi software considerano alcuni fattori di rischio e non altri, considerano l'età, il genere, ma anche la cosiddetta neighborhood crime, cioè la criminalità di quartiere, addirittura in alcuni casi le abitudini di vita digitali, oltretutto l'appartenenza ad un'etnia, una distinzione di razza, ecco. Quindi, sulla base di questi dati, suggerisce la maggiore allocazione delle risorse di polizia, ma pone anche una presunzione di pericolosità in relazione ad alcuni soggetti e non ad altri. Quindi, in questa prospettiva, si è fatto anche notare come questi risultati possano essere condizionati da quelli che vengono definiti machine bias, non così diversi dai condizionamenti, da quei pregiudizi tipici del giudizio, delle decisioni umane. Ad esempio, e qui mi fermo,
la newyorkese ProPublica, che è un'organizzazione di giornalismo investigativo, ha sostenuto in un suo report che il software Compass, che è largamente utilizzato negli Stati Uniti all'interno del sistema della giustizia penale, anche in fase decisionale, sarebbe bias against black, cioè valorizzerebbe alcuni fattori strettamente correlati alla razza. La ringrazio, avvocato Padovani. Io vorrei fare un'ultima domanda invece all'avvocato Perrella. Allora, le volevo chiedere, in particolar modo, estendendo un po' il discorso anche alla responsabilità da prodotto, come si può applicare, diciamo, la responsabilità da prodotto sui prodotti di cosiddetta nuova generazione, visto che parliamo di intelligenza artificiale? Beh, anche quella è una sfida potenzialmente enorme e saremo probabilmente tutti chiamati a valutare che tipo di aggiornamento sul piano normativo giuridico servirà in relazione a nuovi prodotti. Noi abbiamo una disciplina di tutela del consumatore che protegge il consumatore, ma tiene conto però del fatto che i prodotti siano suscettibili di una obsolescenza più o meno rapida. E non è detto che un prodotto sia difettoso per il solo fatto che ha un modello più antiquato rispetto ad altri prodotti parimenti in commercio. Però è chiaro che, e lo ricordavamo prima, in un contesto in cui c'è una intelligenza artificiale che ha una progressione assolutamente dirompente, una evoluzione sul piano tecnologico che è difficilissimo intercettare anche per i produttori, e c'è addirittura il machine learning, cioè abbiamo dei sistemi che autoimparano, si riproducono, crescono, immagazzinando costantemente dati. Diventa veramente difficilissimo capire quando un prodotto può qualificarsi come difettoso e prima ancora che cos'è un prodotto in relazione, per esempio, ad un software. E le faccio un ultimo esempio. Io ho fatto prima un esempio che sembrava fantasioso anni fa, ora non lo è assolutamente più. Gliene faccio un altro che poteva sembrare parimenti esotico e ora assolutamente non lo è. I prodotti realizzati con le stampanti 3D. Ormai siamo arrivati alle stampanti che realizzano prodotti in 4D, cioè sono protesi, per fare un esempio, perché sono i prodotti tra i più diffusi realizzati in questo modo, che sono, hanno un autoadattamento, cioè reagiscono all'agente esterno, alla temperatura, al contesto esterno e hanno dei mutamenti nella struttura. Anche qui è veramente difficilissimo a questo punto capire dove si pone l'asticella del grado di diligenza del produttore, dell'attenzione che va riposta nella valutazione, nell'introduzione di un prodotto sul mercato. Faccio veramente un ultimissimo commento per portarci su un tema di attualità assoluta. È grazie all'intelligenza artificiale che si è arrivati ai vaccini che si stanno profilando ora, e probabilmente ne avremo più dei due che si stanno profilando. È solo grazie all'intelligenza artificiale. Però ovviamente adesso ci sono delle sfide rilevantissime, perché questi vaccini dovranno funzionare, essere assolutamente sicuri, e quindi si vede benissimo come siamo di fronte a delle sfide delle quali probabilmente non abbiamo neanche la piena percezione. La ringrazio per il suo interessantissimo intervento, speriamo insomma che arrivi presto il vaccino e che funzioni e che vada tutto bene ovviamente. Io quindi saluto e ringrazio ancora l'avvocato Claudio Perrella, socio di ARRA e partner di RNP Legal, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E naturalmente saluto e ringrazio anche l'avvocato Chiara Padovani per i suoi interventi, grazie per essere stata qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Bene, parleremo ancora di intelligenza artificiale anche nella seconda parte di Doppio Binario. Adesso pochi minuti di pubblicità, ma restate qui con noi. Bentornati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare del rapporto tra diritto e intelligenza artificiale e ci concentriamo ora su quali sono le implicazioni dell'intelligenza artificiale in sede giudiziale
penale, ma anche in che modo oggi è regolamentato il mondo dell'intelligenza artificiale, sia a livello europeo, sia per quanto riguarda il nostro paese. Lo facciamo con i nostri ospiti che presento e che sono l'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani, di nuovo con noi. Buonasera, benvenuta. Buonasera a lei, grazie. E l'avvocato Massimiliano Nicotra, socio di Qubit Law Firm. Buonasera, benvenuto. Salve, buonasera, salve, buonasera. Buonasera, ecco. Parto da lei, avvocato Padovani, e le chiedo quali sono le implicazioni dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella sede appunto giudiziale penale. Prego. Dunque, in sede giudiziale, quindi considerando quella fase post factum, quindi dopo che è stato commesso il delitto, l'uso dell'intelligenza artificiale attraverso indici, algoritmi predittivi promettono un'accuratezza maggiore rispetto alla valutazione della pericolosità sociale e dalla capacità di recidive. Quindi si tratta sostanzialmente di algoritmi che utilizzano una serie di fattori che vanno dalla neighborhood crimes alla background socio-familiare, addirittura all'employment status e anche alla propria vita digitale, in alcuni casi vediamo criticamente anche alla razza, relativi al passato, e individuano delle ricorrenze, i cosiddetti partner, caratterizzate da una base statistica. Base statistica che viene considerata molto più solida di quella alla base dei giudizi umani. Quindi si tratta di strumenti che aiutano le valutazioni predittive che possono essere utilizzate, ad esempio mutuandolo nel sistema giudiziario italiano, su una valutazione sul rischio di recidive in sede cautelare, per i fini di una misura di sicurezza o addirittura di prevenzione, in punto anche di commisurazione della pena, di applicazione della sospensione condizionale o ancora in sede di misure alternative quando si tratta di decidere sulle misure alternative alla detenzione, quindi sia in fase cautelare che in fase esecutiva. Quali sono i possibili benefici? Beh, traendo le somme si pensa ad una riduzione di errori giudiziari determinati da bias che contaminano, ad esempio, questo è molto interessante, la valutazione della prova, specie quella dichiarativa. E quindi ad esempio la valutazione della contraddittorietà del testimone, della sua attendibilità sia intrinseca che rispetto al compendio probatorio, quindi cosiddetta estrinseca, potrebbe anche consentire, come evidenziato da qualche collega processualista, potrebbe anche consentire di aiutare il giudice dell'udienza preliminare nel fare quella prognosi sul positivo sviluppo dibattimentale, sulla base della quale, come noto, il giudice dell'udienza preliminare decide per un arresto del procedimento già in quella fase oppure per un rinvio a giudizio. Potrebbe anche mitigare la cosiddetta, sempre per utilizzare un termine d'oltreoceano, sentencing disparity, applicando cioè pene commisurate ad indici di gravità calcolati oggettivamente. Ora, molto breve, molto velocemente, lo scenario è già stato anticipato largamente negli Stati Uniti e si pensi ad una sentenza che ha fatto molto clamore perché ha avuto una certa eco sugli organi di stampa della Suprema Corte del Wisconsin che è intervenuta su una decisione del tribunale nella quale i giudici avevano valutato proprio questa proiezione sulla recidiva attraverso il programma Compass, anche per determinare la pena, dando peraltro una pena nel caso concreto particolarmente elevata. Qual è il tema? Il tema è che si tratta comunque di strumenti, Compass è uno dei tanti, ma di strumenti che non offrono la spiegazione di quel rischio che è individuato in rapporto al dato statistico. E quindi si crea una interruzione del potere di controllo sulla motivazione che è fondamentale per il giusto processo. In altre decisioni statunitensi si sono applicati programmi analoghi, penso ad esempio al distretto della Columbia con il sistema Savri o addirittura già nel 2018, oppure allo stato del New Jersey che addirittura ha sostituito le udienze dedicate alla concessione della libertà su cauzione con delle valutazioni di risk assessment ottenute attraverso algoritmi. Quindi una sorta di valutazione
diciamo così, psichiatrica sulla base di algoritmi? No, non è psichiatrica, è predittiva, nel senso che sulla base di fattori del passato del Sì. soggetto, quindi big data che attengono a dove il soggetto abita, i suoi eventuali precedenti penali, ma anche ad esempio il contesto di criminalità di cui è circondato, le sue abitudini di vita sociale, addirittura le sue abitudini di vita del web, l'appartenenza ad una determinata razza. Questo comporta la rielaborazione su base statistica di una probabilità. È proprio quella sorta di risk assessment che noi vediamo nella mappatura del rischio aziendale FIRE 231. È molto simile, ovviamente sono Certo. dei software molto sofisticati. Il vero punto qual è? È l'opacità, cioè l'opacità di come questo rischio sia considerato tale e quindi c'è un'interruzione di quello che è il rapporto naturale della parità delle armi del giusto processo. Tanto che, ma su questo probabilmente il collega può approfondire meglio, non voglio lasciargli spazio, tant'è che è proprio la Carta Etica Europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia ad aver insistito, tra le altre cose, proprio sul principio della trasparenza, della verificabilità. Buona sostanza, quello che si teme è quello di, come dire, per ottenere, per inseguire l'utopia di una giustizia esatta, di perdere una giustizia verificabile, lontana peraltro dal prisma dell'habeas corpus, perché appunto stiamo andando ad un'idea dell'habeas data e quindi di un processo che vede sempre più distaccato il giudice dall'imputato, ma anche dalla Certo, vittima, ecco. Quindi è il certo. problema di verificabilità del percorso motivazionale del giudice, non dell'intelligenza artificiale in quanto tale, ovviamente che può Certo. essere essenzialmente utile. Ecco, appunto c'è anche un problema, no, di regolamentazione. Mi rivolgo a lei, avvocato Nicotera, e le chiedo di fare un po' il punto appunto su come è regolamentata e normata l'intelligenza artificiale a livello europeo, ma anche italiano, prego. Sì, grazie. Grazie anche dell'intervento della collega che è stata molto puntuale, proprio anche nell'esporre quali sono gli attuali problemi e quelli che si stanno affrontando. Da un punto di vista europeo, noi stiamo passando dall'etica al diritto, forse finalmente, nel senso che tutto è partito da un report del 2017 del Parlamento europeo. Si parlava allora solamente di responsabilità dei robot, in cui vi erano alcuni interventi dei sistemi di intelligenza artificiale. Poi, come giustamente ha ricordato, è stato costituito un gruppo di alti esperti, soprattutto ai fini dell'individuazione dei profili etici, tra cui hanno dato luogo a una carta dei profili etici, diciamo così, dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, in cui molti dei principi, appunto, che erano indicati dalla collega sono contenuti all'interno della carta. Addirittura l'analisi del rischio, cioè il risk assessment sull'utilizzo del sistema, piuttosto che la trasparenza, l'eliminazione dei bias, l'accountability di coloro che utilizzano il sistema. Da questo ci sono tantissimi interventi. Il Consiglio d'Europa è intervenuto anche lui con un paper su delle linee guida anche per l'utilizzo dei sistemi, e anche c'è un altro paper per la tutela dei diritti fondamentali. Vi ricordo che noi in Italia abbiamo avuto la strategia MISE, pubblicata in forma definitiva lo scorso luglio, che è una strategia che ha delle indicazioni sia operative sia anche giuridica. Ad esempio, nella nostra strategia per favorire la diffusione dell'utilizzo di questi sistemi sono previsti strumenti quali data sharing agreement. Sappiamo tutti che i sistemi di machine learning piuttosto che deep learning devono utilizzare quantità di dati per poter arrivare poi a essere istruiti, a essere allenati, addestrati per arrivare poi a prendere quelle decisioni o a riconoscere in maniera corretta determinati input. Da questo è notizia recente, se non sbaglio di 10 giorni fa, massimo 10 giorni fa, il Parlamento europeo ha adottato tre risoluzioni,
indicando alla Commissione europea di fare delle proposte, la prima proprio per tradurre quei principi etici che erano stati individuati a livello di gruppo di lavoro in termini giuridici, la seconda e la terza, la seconda riguarda il regime della responsabilità civile. Vi ricordo che a livello europeo è stata prevista che l'allocazione del rischio avvenga tramite meccanismi di assicurazione obbligatoria per gli utilizzatori di questi sistemi, e infine la terza riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale per coloro che, o meglio, che utilizzano questi sistemi per creare opere soggette al diritto d'autore. Un'altra cosa, giusto per... In realtà anche noi abbiamo internamente qualche sprazzo di normativa. Ad esempio, se andiamo a prendere la circolare sull'adeguata verifica della clientela, parlo in materia antiriciclaggio, prevede che l'analisi del rischio sia anche effettuata da parte delle banche e da coloro che devono applicare la normativa attraverso degli algoritmi. E quindi anche qui c'è un'apertura anche a sistemi in futuro di intelligenza artificiale che andranno a pesare, no? Proprio quello che diceva la collega, anche il passato, non solo su un profilo di rischio di commissione di reato antiriciclaggio. Ad esempio, anche per farvi un altro esempio, il codice di deontologia sulle centrali rischi private, il nuovo codice prevede che lo scoring possa essere effettuato anche attraverso l'utilizzo di algoritmi, anche in questo caso pesi di soggetti per arrivare delle decisioni. Abbiamo degli esempi nella decretazione d'urgenza che c'è stata questa primavera. È stato previsto anche l'utilizzo da parte del Ministero della Salute di dati incrociati per arrivare a definire quale debba essere l'approvvigionamento farmaceutico. Poi abbiamo la norma principale, diciamo così, ad oggi, che è quella dell'articolo 22 del GDPR, del regolamento europeo, che disciplina proprio come devono essere e quali sono i presupposti per l'adozione di decisioni automatizzate, e quindi questo a livello di protezione dei dati personali, ma anche di diritti dell'interessato Certo, stesso. quindi insomma l'intelligenza artificiale è ormai parte integrante di noi. E, Avvocato Padovani, restando appunto, tornando all'ambito dibattimentale, no, del processo penale, come è regolamentata la cosiddetta prova informatica? Nel senso, possono essere utilizzate oggi anche dei semplici emoticon, no, come prova? Sì, decisamente. La prova informatica trova sparuti articoli del codice di rito ad essa dedicati. Sono due fondamentalmente: quella che prevede l'utilizzazione e l'acquisizione di dati informatici acquisiti anche all'estero, e l'altra che attiene invece proprio al mezzo di ricerca della prova, cioè l'ispezione informatica. Diciamo che la disciplina sostanziale, scusate il bisticcio di parole tra processuale e sostanziale, ma il principio sostanziale, i principi sostanziali di utilizzazione della prova informatica attengono e discendono direttamente dalla Convenzione di Budapest del 2008, che è una convenzione straordinariamente importante per l'acquisizione, l'utilizzo e anche la valutazione in sede giudiziale penale della prova informatica. La Convenzione di Budapest, vado molto velocemente, che cosa pretende in buona sostanza? Che cosa impone agli Stati membri che la attuano? Impone che sia garantita l'originalità del dato grezzo, la non manipolazione del dato grezzo, e quindi che ci sia la prova di una perfetta catena di custodia dal momento in cui l'autorità investigativa di polizia o la magistratura, su ordine della magistratura, acquisisce il dato informatico, al momento in cui ne blocca fotograficamente il suo contenuto, al momento in cui lo trasmette, lo custode e poi lo duplica per l'utilizzo del processo penale. Devo dire che a livello giurisprudenziale purtroppo l'Italia non si attesta tra le pronunce più lucide e rigorose in tema di prova informatica. Spesso la prova informatica si confonde con la prova documentale, e quindi ad esempio il dato contenuto in una mail o in un messaggio telematico viene stampato. Sappiamo ovviamente che il processo penale non è un processo digitale, è un processo orale, basato su documenti, ma è orale, non è digitale, quindi spesso il contenuto informatico del documento cristallizzato
del documento informatico cristallizzato nel documento fa bypassare una serie di interrogativi processuali di contraddittorio su come è stato acquisito e su come è stato, come è stato custodito. Ovviamente c'è poi tutto il problema interpretativo che si sta ponendo oggi, che è dal 2014, ci sono i primi casi negli Stati Uniti, di interpretazione degli emoji e delle emoticon, quindi di quel segno digitale, di quel segno informatico che viene addirittura utilizzato in alcune corti, è stato fatto così in alcune corti statunitensi per comprendere ad esempio lo stato mentale che aveva il supposto autore del reato, l'indagato, l'imputato nella sua relazione con la vittima, questo ad esempio in alcuni reati ovviamente contro la persona. Ecco, qui si aprirebbe un mondo ovviamente anche di adeguamento dell'interpretazione del segno digitale rispetto ai crismi della prova logica e quindi ai rigorosi criteri di logica nella valutazione della prova anche di quella informatica. Certo, assolutamente, molto interessante. Avvocato Nicotra, io torno da lei e le chiedo quali sono le altre implicazioni dell'intelligenza artificiale applicata al diritto, come può essere quella in ambito appunto di uso lavoristico. Prego. Sì, in realtà abbiamo svariate applicazioni perché come tutte le tecnologie è abbastanza trasversale, no? Noi ad oggi, come dicevo prima, abbiamo un articolo cardine che è l'articolo 22 del GDPR. Quello che sta accadendo però è un ravvicinamento, e questo è molto, molto curioso anche da notare, è un ravvicinamento tra le discipline. Le faccio un esempio, proprio in ambito giuslavoristico, no? Si stanno spesso utilizzando anche a livello di selezione dei candidati, piuttosto che per andare a decidere delle progressioni di carriera dei dipendenti e queste tipologie di attività. Mi è stata una sentenza molto interessante, molto importante, almeno per quello che mi riguarda, che non è proprio intelligenza artificiale, ma diciamo sono decisioni automatizzate, quindi rientrano in piano grado in quello che sarà poi nel futuro. Alla fine l'intelligenza artificiale è solo un pezzettino che si aggiunge. Il Consiglio di Stato lo scorso anno, con la sentenza 2270 del 2019, ha creato una sorta di carta dell'intelligenza artificiale applicata ai procedimenti amministrativi. Quello che si sta vedendo, se noi andiamo a leggere questa carta, scusatemi il termine atecnico, ma in realtà indica dei principi che li andiamo a vedere con la carta etica, ma non solo, no? con anche quello che è previsto nell'articolo 22, sono speculari a quelli stabiliti ad esempio nel GDPR sulla trasparenza, sull'obbligo, o meglio sul diritto che ha l'interessato a essere sottoposta a quella decisione automatizzata al vaglio di una persona umana, eccetera eccetera, e questo lo fa partendo dalla 241 del 1990, che è quella che disciplina in realtà il procedimento amministrativo, applicando quei principi che si applicano appunto nella pubblica amministrazione: trasparenza, obbligo di motivazione delle decisioni, possibilità di intervento del cittadino nel procedimento, arriva a formalizzare gli stessi principi che noi andiamo a vedere nella carta etica piuttosto che nell'articolo 23 stesso. Quindi il tema è sempre di avvicinamento, no, dei principi di fronte a queste tecnologie, e si stanno creando dei principi più generali che tutti dobbiamo seguire nel momento in cui le utilizziamo, che sono quelli che poi, volendo, li possiamo far ritornare anche a principi costituzionali piuttosto che a libertà fondamentali. Questo è tutto molto interessante anche nell'attività concreta di ogni giorno. Le applicazioni, oltre a quelle del giuslavoristica, immaginate il marketing. Oggi marketing automatizzato sulla profilazione degli utenti online è qualcosa che viene strautilizzato. Immaginiamo il tema della sorveglianza di massa tramite il riconoscimento facciale. L'European Data Protection Board, nell'ultima linea guida sulla videosorveglianza, anche se parla di videosorveglianza, poi mette il puntino sulle i anche sulla sorveglianza massiva. Vi ricordo che negli Stati Uniti alcuni stati hanno vietato totalmente, e alcune big
Google piuttosto che Microsoft hanno detto che non mettono a disposizione i software finché non vi sarà una regolamentazione per i rischi sulle libertà fondamentali dei soggetti. Quindi quello che si sta notando è come dire, i principi generali ritornano a essere un faro nel nostro agire anche con queste nuove tecnologie. E partendo da là si riesce poi a fare quegli assessment di cui parlavamo prima e a cercare di calmierare un po' i rischi che queste tecnologie comportano per tutte le persone. Certo, insomma, è un mondo, un settore in rapidissima evoluzione. Sarebbe anche interessante creare proprio un appuntamento fisso anche con voi per rivedere quanto è stato detto e l'evoluzione, a distanza di così poco tempo. Bene, io vi ringrazio intanto per essere stati con noi e per l'interessante contributo, l'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani. Grazie. Grazie a voi e buonasera. E buonasera, e l'avvocato Massimiliano Nicotra, socio di Qubit Law Firm. Grazie anche a lei. Grazie Grazie, grazie, buona serata, grazie. anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.